Buongiorno a tutti e benvenuti su un nuovo video di Max Skater. Oggi parleremo di Dualtron Mini, monopattino elettrico con motore singolo, trazione posteriore. Ridotto nelle dimensioni, facile da trasportare, ottimo telaio per quanto riguarda l'ammortizzazione, sistema di illuminazione classico di Dualtron che a me personalmente piace tanto. Abbiamo fatto molti test e devo dire che anche se è un'elettronica mini motors senza gestione, il monopattino mi è piaciuto molto. Simo, facciamo una prova con l'N10? Andiamo. Poi ne facciamo due, facciamo sia quella partenza da fermo e ne facciamo pure una lanciati. Così vediamo in velocità finale chi va avanti. Dai. Senza prendere la scia. Senza fare i furbi. Corsa regolare. Regolare, quanto pesi? Io? Sì. 60. Dai, quanto pesi? 80. 85. 85, io 87. Sì, una volta. Questo coso non si può abbassare, cazzolina. Ma è uno stilista che ti dice di vestirti così? Guardate, ragazzi. Il tuo pilota migliore si sta un po' sudando. Ci muoviamo? Oh, possibile che non passa mai neanche una figa. Ci vabbè, minimo guardi qualcosa. Sono solo con le vecchie. Che sgommato fa? 3, 2, 1. Sono già più veloce, sono già più veloce. Ma sai perché? Perché sono a dieta, quindi vado velocissimo, ragazzi, sono a dieta. Prima di andarlo a vedere in modo dettagliato, parliamo subito di numeri. Batteria e autonomia, abbiamo la possibilità di scegliere due formule, o 13 A o 17,5 A. Il modello che abbiamo usato per il test è il 13 A, ma il modello 17,5 non ha prestazioni diverse, sono uguali, cambia solo l'autonomia. L'autonomia del 13 A si aggira intorno ai 30-40 km, dipende anche molto dall'uso che ne facciamo. Questo è un monopattino che quando superiamo i 30 km/h sforza molto. Velocità massima, come vi dicevo, il monopattino vi arriva a 25 km/h, ma è possibile eliminare la limitazione scollegando il solito cavetto, così che si sblocca fino a 45 km/h, e anche io sono riuscito a fare 46 km/h con un po' di scia. Il monopattino pesa 22 kg e riesce a sopportare massimo fino a 120 kg. Ci tengo a sottolineare però che se superate i 110 kg di peso e dovete affrontare delle salite superiori a 10 gradi di pendenza, vi verrà difficile farlo con questo monopattino. Il
motore in trazione posteriore, per quanto riguarda la potenza, mi sono basato sul test che ho fatto a banco. Il motore, girando a vuoto con limitatore a 25 km orari, ha erogato 465 watt. Ovviamente su questo parametro c'è da calcolare anche il peso del guidatore. Le manopole mi sono piaciute molto perché sono in gomma, hanno un buon grip, ma soprattutto non hanno un minimo di gioco. La dashboard abbiamo una classica EY3. Il manubrio è serrato molto bene come tutti gli altri Dualtron, io però vi consiglio di mettere un manubrio leggermente più largo, diciamo un 4 cm per ogni lato. Sul lato sinistro abbiamo il campanello e purtroppo un unico freno posteriore a tamburo più freno elettrico. Molto resistente l'asta e fantastici i LED che si illuminano all'interno, soprattutto di sera, fanno un effetto davvero stupendo. Questo sistema di chiusura io l'ho visto su tanti altri monopattini, però devo dire che su Dualtron è fatto molto bene. Abbiamo una crosta leva di sgancio per chiudere l'asta e un piolo di sicurezza sul lato destro. A differenza degli altri monopattini, tutti i perni sono in acciaio. I pistoncini dell'ammortizzatore, non essendo dritti ma essendo quasi in diagonale, faranno un'ammortizzazione in questo movimento e non in questo movimento, quindi vuol dire che l'asta non avrà un gioco andando a spingere verso l'anteriore, ma sarà più retta verso il posteriore. Il cerchio 9 pollici, possiamo montare anche una classica 8 pollici, quella che va montata sullo Xiaomi, è un po' una pecca perché un 10 pollici ci sarebbe stato a pennello con una spalla 2,5. Presa di ricarica ne abbiamo una, va più che bene per 13 amperi, a fianco al morsetto di ricarica abbiamo il pulsante per le illuminazioni dei LED e i fari anteriori e posteriori. Ammortizzatore posteriore, stesso discorso di quello anteriore, molto buone le molle e anche il forcellone oscillante, non si può dire che Dualtron Mini ammortizzi male. La pedana non è molto lunga, infatti di primo impatto non vi sembrerà molto spaziosa per i piedi, soprattutto se avete un 43-44, però tenete conto che c'è l'aletta che comunque potete poggiarci il piede ed è anche grippato. Il test che abbiamo fatto con Kingsong N10 è stato più per una forma goliardica di divertimento che per fare un vero e proprio test. L'accelerazione Kingsong N10 va di più perché, come sappiamo, ha un'elettronica un po' più avanzata, ma comunque su velocità finale c'è da dire che Dualtron Mini si esprime molto bene. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io in descrizione vi lascio il link dove poter acquistare il Dualtron Mini e vi lascio anche un codice sconto. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, entrate nel gruppo Facebook e di Telegram per ricevere assistenza su monopattini e monoruote elettrici. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater. Ciao!